questa scommessa. La testimonianza che ora vi presentiamo è molto significativa, perché in tempi di crisi economica come quello che stiamo vivendo noi, una famiglia che ha ben 6 figli, come potrebbe vivere oggi? Questa è la nostra famiglia formata da 8 persone, io, mia moglie e 6 bambini. Lì è Marianna, poi c'è Giovanni che è in un ritiro spirituale che non c'è, poi c'è Lucia, Domenica, Angela Chiara e l'ultima nata che ha 2 mesi si chiama Caterina. Noi siamo sposati dal 96. Principalmente, ecco, noi non volevamo una famiglia numerosa, perché ecco, anche io ai primi tempi non avevo un lavoro fisso, era sempre saltuario. Per esempio, da 3 anni il periodo invernale lavoro con i scuola bus, è un lavoro precario, però mi dà la possibilità di lavorare. In estate faccio il cameriere, sempre a chiamata, nelle sale ricevimenti. Ho fatto tanti lavori nella mia vita e quindi il Signore ha provveduto, non ci è mai mancato niente. Molte volte, per esempio, non avevamo i soldi per pagare le bollette, non avevamo i soldi per pagare il mutuo e poi all'improvviso è uscito un lavoretto. A me è capitato una volta una mamma, 5 figli, incinta del sesto. Dissi, sesto figlio, ma tu mi devi far capire come fai ad andare avanti? Io con 2.200 euro, un figlio non vado avanti, e tu come fai? Dissi, cara signora, io non, neanche io, tante volte dico come ho fatto a arrivare a fine mese, però posso solo dirvi che ho solo pregato, ho detto, signora aiutami. Non ho uno stipendio fisso, è variabile. Certe volte che quando prendo lo stipendio con gli assegni familiari, sto part time, tipo il periodo invernale che lavoro con i pulmanini, 1.200-1.300 euro. E in altri periodi magari ho preso pure 600 euro al mese. Invece l'anno scorso, l'estate scorsa, non c'è entrato nulla. Siamo stati a casa tranquillamente, senza far vedere nulla agli altri. E quando ci sono state per qualcuno che ha chiamato, che aveva bisogno di aiuto, niente, si è lasciato la famiglia a mio marito e ai figli più grandi e ho dovuto lavorare io. Poi, francamente, lo dico, c'è molta solidarietà, perché non solo nell'ambito della famiglia, ma anche nell'ambito comunitario, del quartiere. Quindi il Signore provvede. Qualcuno potrebbe anche dire sì, il Signore provvede, ma uno si deve provare. Noi abbiamo provato, ci siamo affidati e dal momento che ci siamo affidati siamo qui con 6 figli, poi il Signore ce ne vorrà dare altri se sia opportuno o meno. Non mettiamo comunque ostacoli, perché il domani, innanzitutto io sono di questo proposito, il domani non è mio, domani non è mio. Gli amici del vicinato ci prendono per matti. No, ci prendono anche per esempio un po'. Molti per matti, molti invece ci prendono per esempio, perché loro tutto sommato ci chiedono, ma voi come fate? E noi ogni volta cosa diciamo? Diciamo appunto proprio questo, che noi abbiamo sperimentato nella nostra vita che il Signore provvede e quindi non abbiamo paura di mettere questi figli al mondo, perché i figli, noi dobbiamo anche capire una cosa, che i figli sono un dono di Dio e sono figli di Dio, non sono figli nostri. Noi viviamo così, cerchiamo di pagare quello che sta da pagare prima di tutto, perché di fame non si muore. 2 spaghetti, un pacco di pasta c'è sempre in casa. Quindi non è che non mangiamo, al contrario si mangia, ma come facevano prima anche i nostri nonni, piatti tradizionali, piatti semplici più che altro. Rinunce, non è che in estate andiamo in vacanza, anche perché ce l'abbiamo il mare a pochi passi. Cerchiamo di fare le cose più importanti, cioè una volta pagato la casa, il mutuo, una volta pagate le bollette,
tutto ciò che rimane, rimane per il cibo, così anche come nei vestiti. Molte volte è tutto per provvidenza, qualcuno mi dà qualche camicia nuova, tutto il resto. Non mi nascondo, non ho timore. Io mi accontento, sono felice, sono contento di questa scelta che abbiamo fatto. Noi siamo una famiglia cristiana aperta alla vita e quindi quanti figli il Signore ci vorrà donare, noi li accettiamo. Tutto è buono, io mi sento il Signore come un'ombra che sta al fianco, vicino a me, e quindi non ho più paura del domani, non ho più paura di tutto quello che verrà, perché mi fido di Dio. Dio è mio padre, ho questa figura di un padre buono che mi vuole bene. E poi mi ha fatto conoscere la mia sposa, che se non fosse per lei, non so molte volte come avrei fatto. Dottor Belletti, questa è una grande sfida. Fare 6 figli senza un lavoro sicuro e vedere una famiglia così serena, certamente uno rimane così. E non sono dei ragionieri, non sono persone che cercano le garanzie, sono persone che vivono la fede. Un po' matti e un po' testimoni, effettivamente. Certo, è anche appunto sentirsi dentro un popolo, non sentirsi mai da soli e affidarsi. Loro lo hanno sottolineato.